Sì, ben ritrovati di nuovo sul mio canale. E sì, siamo tornati anche con Gas Station Simulator. Finalmente anche con la lingua italiana. Ragazzi, ha fatto un pozzo e mezzo di aggiornamenti, delle patch molto interessanti. Quindi ragazzi, se l'avete accantonato un po', se stavate aspettando l'uscita della lingua italiana, ragazzi, ecco oggi ve lo porto con patchato con la lingua italiana. Finalmente ragazzi, questo gioco con lingua italiana, dove ci potremmo andare avanti, dove ci avevamo lasciato nello scorso episodio, dove avevamo fatto il rifornimento alla nostra stazione di servizio, che adesso è uscito il gioco completo, già da parecchio tempo è uscito, quindi ci possiamo più divertire, entrare più nel vivo della gestione di questa stazione di servizio. Quindi ragazzi, bando alle ciance, per chi si fosse perso tutti gli altri episodi ragazzi che sto portando qui sul canale, e sto anche continuando a portare sia serie nuove che non, in alto vi usciranno video consigliati, quindi se volete cliccarci andateci. Come vi ricordo sempre ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi mai nulla. Ragazzi, condividete questo video, spolliciate in su, e sotto in iscrizione tutti i link sono gratuiti, non basta solo fare clic e clic. Ragazzi, detto questo, banda alle ciance, facciamo continuo il gioco dove ci avevamo lasciato. Avevamo fatto un po' di rifornimento, avevamo investito qualche soldo, dovevamo rimetterla a nuovo ragazzi, purtroppo questo capita alcune volte che dobbiamo rimettere un po' a nuovo come abbiamo fatto, quindi dobbiamo dare un po' una verniciata, dobbiamo sistemare all'interno, dobbiamo cominciare a mettere qualche scaffale anche per attirare un po' più di gente. Avevamo usato anche un po' avevamo tolto con l'escavatore i cumuli di sabbia, avevamo fatto già qualcosina. Quindi adesso andiamo avanti, finalmente con la lingua italiana, quindi rende il gioco ancora più bello, è molto più riusciamo a capirlo, sì, si capiva anche prima, però con la lingua italiana si riesce a capire ancora un po' meglio, quindi vediamo se questo piccolo Dennis non ci viene a disturbare. Eccoci qua ragazzi, la stazione di servizio è chiusa, ci avevamo lasciati qua, sì, che avevamo cominciato a ripulirla, è vero, mi ricordo ragazzi, avevamo cominciato a ripulirla come potete vedere. Quello è il camion dell'immondizia che veniva. No, ok, vabbè, ce lo segna. Sì, ragazzi, vedete che qua è Dennis Brighella che aveva fatto, marca puttana, aveva fatto i macelli. Sì, avevamo cominciato a ripulirla, ragazzi, quindi dobbiamo rimetterla a nuovo come abbiamo fatto l'altra volta. Quindi facciamo così, pacchiamoci le maniche, signori, e cominciamo. Allora, che qua è uno schifo. Quindi, dai, cominciamo a... sapevo io. Ok, cominciamo a pulire, signori, puliamo tutto. Un po' adesso comincia a essere un po' cosa così, ma io direi di buttare pure questi, ma buttiamo tutto, raga. Buttiamo tutto, poi dopo ci investiamo i soldi, Ok, butta tutto. Massasca si può salire? Ah, sì, anche sopra il tetto, ok. Bisogna verniciare, lo so, dobbiamo verniciare, mo, vediamo raga, qua mo dobbiamo rimettere. Peccato perché avevamo già, vabbè, dobbiamo rifare un po' tutto, io qua direi buttare proprio tutto, tanto poi dopo chiamiamo il camion dell'immondizia, se la viene a prendere. Vai, butta tutto. Beh, così. Allora, continuiamo. Stavamo di qua, vedi pure questi sacchi qua, dobbiamo fare. Raga, che dobbiamo fare? Purtroppo ci sta, dobbiamo togliere tutti sti assi di legno alle finestre. Vabbè. Facciamo, come l'avevamo fatto bianco l'altra volta? L'avevamo fatto bianco l'altra volta, se non ricordo male, ragazzi. L'avevamo fatto bianco. Dobbiamo fare l'obiettivo, compro un rullo e dipingi le parete. Sì, vabbè, mo dobbiamo fare un po' di cose qua. Vabbè ragazzi, finalmente con la lingua italiana, quindi possiamo fare più cose. Però intanto raga, tanto dobbiamo fare sta cosa di pitturare, no? Però io direi una cosa, nel frattempo ci togliamo tutte le assi di legno qua, diamo una bella pulita, una bella scarracagnagnata. Raga, già abbiamo riempito uno proprio. Sto andando estremamente veloce. Ok.
No beer, beer, no beer, birra però c'è scritto, capito? No birra però beer. Ok. Poi vediamo se c'è qualcos'altro da buttare nei dintorni, buttiamo tutto, raga, facciamo una pulizia generale proprio. Pulizia generale. Io gli toglio pure sto coso qua, via, buttiamo pure qua. Non ci sei, se non c'è, non lo so. Vabbè, buttiamo, se ci sei non fa niente. Allora, qua l'abbiamo tolte, ma dobbiamo togliere qua. Io sto pensando di un bel colore o bianco o grigio, cioè stazioni servizio queste so, raga, mo, noi facciamo colori sgargianti, cioè non possiamo fare colori strani. Sto pensando di un bel colore. Vediamo, tipo o uno scuro, tipo nero, però nero, ma non lo so, vabbè, o bianco, vediamo, dai. Tanto qua abbiamo riempito un coso di assi di legno. Aspetta, ma mi sa che mancava anche un assi legno avanti all'ingresso, mi sa, se non scordo male. E infatti, questa la dobbiamo togliere. A parte mancano tutti qua le assi di legno, un macello, ce ne stanno una marea. No, qua l'avevamo tolta l'altra volta. Questa non si apre. Ah no, queste le avevamo tolte, mancano solo qua. Vabbè, mancano. Vabbè, dai, mancano queste cose qua. Dai, lo famo, facciamo. Poi cominciamo a dare una bella verniciata. Cominciamo a rimetterlo in sesto questo posto. Peccato perché già l'avevamo messo in sesto, però peccato. Facciamo così, ci mette dentro al sacco. Oh, raga, potevamo farlo prima. Va bene comunque, dai. Ci sta pure qualcosa da buttare qua all'interno? No. Ok, vabbè, abbiamo tolto tutti gli assi. Buttiamo sto sacco qua. E ragazzi, cominciamo a verniciare. Quindi abbiamo dato. Porca puttana. Abbiamo dato. Quest'asse per terra qua non ci può stare. Abbiamo dato una bella pulita. Comunque, stavo leggendo. Compra un rullo, dipingi le pareti scarabocchiate. Vabbè, le pareti quelle che ci ha fatto Dennis. Quel bambino che se acchiappo lo metto qui sopra. Come un'antenna parabolica. Però la vernice si degrada nel tempo. La stazione dovrà essere occasionalmente dipinta. Quindi, ragazzi, si degrada pure. Quindi dovremmo anche ristrutturarlo poi. Quindi, gran figata. Allora, raga, andiamo a comprare il rullo, ma penso che già ce l'abbiamo il rullo. Utensili, rullo, in possesso. Perfetto, ce l'abbiamo, quindi prendiamo il nostro rullo. Rullo di vernice, ok, per la scelta dei colori. Quindi, ok. Allora, ragazzi, io voglio fare. Che dite di un bel grigio? Cos'è grigio? Che cos'è questo? Aia, aspetta. Va bene, mo. Abbiamo fatto la macchia, abbiamo fatto. Ok. Ah, boh, raga, io vado di rullo. Ok, l'altra volta l'avevamo fatta. Vabbè, ho fatto la. Piano. L'altra volta l'avevamo fatto bianco. Però vabbè, mo' stavolta scegliamo un colore. Vabbè, piano, calma. Ok, andiamo così. Guarda che pittori che siamo, ragazzi. Però bello, ci sta questo mezzo grigio scuro. Ci sta, vedete, rende anche con il tetto. Cioè, non è male. Poi, raga, ovviamente possiamo sempre ristrutturarlo. Come avete letto, che la vernice si degrada. Poi lì facciamo anche altre cose. Poi. Ok, andiamo. Continuiamo con la verniciatura. Così poi dentro invece un colore un po' più chiaro. Dentro sto pensando di. Rimane nella zona verde, lo so, non è facile. Voglio rimanere nella zona verde. Ok, va, diamoli così. Poi, raga, cerchiamo di aprire la nostra stazione di servizio, poi, Ok. Qua ci costa tanto di vernice, non so quanti soldi ci costa, ma. Ok, ma sta scala si può togliere poi? O no? O rimane lì?
Però non so se si può pitturare pure il tetto si può pitturare. Vediamo un po', gli diamo un colpo di grigio. Vabbè, ho fatto una caciara. Ah, vedi, pure il tetto si può verniciare, sì. Volendo, ragazzi, si può fare anche il tetto tutto lo stesso colore. Vediamo un po'. Ha fatto la macchia, vabbè. Vediamo un po' come viene. Ma boh, raga, volendo si potrebbe fare anche il tetto, ma mo vediamo. Il tetto è un'ultima cosa. Volevo sapere se si poteva verniciare, insomma. Quindi, si può fare. Ok. Il bagno qua non lo so quando ci fa interagire con il bagno. Raga, non so se si può pitturare. Si può pitturare pure qua. Mi sa che l'altra volta qui non faceva verniciare, mi sa, eh. Quindi si può verniciare anche qui, tutto quanto qui. Molto più bello, poi almeno gli diamo un tocco più di classe, raga, perché mi sa che l'altra volta non si poteva verniciare. Vabbè, perdonami. Mi sa che non si poteva verniciare, mi sa, ti faceva fare solo le pareti e solo i pilastri ti faceva verniciare. Invece ora ti fa verniciare anche il tetto, ti fa verniciare qui, vabbè, molto importante, raga. Dobbiamo dargli perché... Anche il cliente vuole, cioè l'occhio vuole, cioè il cliente vuole anche l'occhio, cioè non solo se c'è tutte le cose, ma deve essere anche, cioè non so schifo, insomma, quindi. Ok, mi sa che abbiamo, vabbè, perdonalo. Questo mezzo verdino scuro è il colore comunque. Allora, ragazzi, diciamo che non è male, non è male, sta prendendo forma. Mo' vediamo anche una verniciata qua, però. Cioè, ragazzi, guardate quanto è bello. Guardate, con il tetto questo nero così ci sta. Io infatti il tetto direi di non darlo a toccare. Beh, l'abbiamo toccato dietro, non fa niente. Però, ragazzi, direi che guardate, non è male. Già comincia ad essere una cosa più. Cioè, guardate, un po' più carina, insomma, dai. Cioè, come era prima. Il tetto direi lasciarlo così perché il contrasto ci va benissimo, ragazzi. No, non voglio scegliere con altri colori. Invece dentro, raga, stavo a pensare di un bel bianco. Visto che già era bianco, insomma, quindi. Vediamo un po'. Diamogli una bella rinfrescata anche all'interno. Non so se ci fa verniciare poi cioè, il soffitto qua, non lo so. Va buona. Fa vedere, pure il soffitto ci fa. Allora, Nat, si fa pure il soffitto, poi vediamo, raga. Ho tutto bianco. Sembra un ospedale però, vabbè, che dobbiamo fare, raga. Però almeno bianco dà tipo cosa di pulizia, capito? Io poi sta cosa qua, che non so che stanno a fare i lavori qua. Cioè, non ho capito che cazzo stanno a combinare. Però vabbè, noi una verniciatina gliela diamo comunque. Gliela diamo. Gliela diamo. Ok, poi continuiamo a fare gli obiettivi, eh. Visto che dobbiamo fare alcuni obiettivi. Vabbè, perdonami. Infatti non è facile rimanere nella zona verde, che dopo ogni polizia si sposta e poi il pittore impazzisce, capito? Vedi? Però qua facciamo estremamente... Ah, però vedi, facciamo le macchie per terra. Vabbè, poi le puliamo, dai. Vedi, facciamo le macchie di vernice, poi dopo le andremo a pulire, signori. Abbiamo lo scopettone magico. Pulisce tutto, lo scopettone. Pulisce tutto. Ma qui che cos'è, scusa? Non lo toglie? Scusami un attimo. Cos'è? Che cos'è questa cosa? Ah, ok, lo toglie, vedi, vedi? Tac, tac. Raga, qua dobbiamo pulire qua. Che cos'è? Vabbè, raga, si continua a verniciare, si continua, si continua. Che era mezza macchia al muro là. Vabbè. Siamo a fare un po' di gocciole. Il pangocciole. Ok. Perfetto. Ma io non so perché non si può cambiare sto computer. Cioè non. Qui del medioevo abbiamo qui. Il tetto sto pensando di farlo, ragazzi, in un colore. Proviamo pure bianco. Si potrebbe fare tutto bianco. Gli diamo una bella riverniciata proprio a tutto. Buona.
Proviamo, proviamo il bianco, eh. No, no, Fefe, il tetto bianco, fermati. Ma cosa cazzo ho combinato? No, no, Fefe, il tetto mi prende sopra. No, no, ok, perfetto, così, ragazzi. Piccolo tetto bianco e poi l'andremo a rifare. Andiamo a rifare. Ok, togliamo le gocce di vernice. Allora, ragazzi, diciamo che l'abbiamo bello ristrutturato. Ecco, abbiamo fatto un macello. Abbiamo fatto, vero, prima, lo so. Ok, raga, io direi un attimo una cosa però. Intanto puliamo pure un po' le macchie che abbiamo fatto fuori di vernice. Ma questa non si può pulire sta sabbia qua? No. Va bene, va bene. Ok, allora raga, io devo fare una cosa però. Dobbiamo andare a riprendere la parte che avevamo messo. Abbiamo fatto bianco qua, porca miseria. È brutto, raga, è brutto. A meno. Ok. Allora, ragazzi, abbiamo rimesso tutto. Vedete che bello. Io direi fa una cosa, però. Fa una cosa. Consegna. Facciamo venire a svuotare il camion dell'immondizia, che qua sennò si va a accumulare l'immondizia. Allora, trova lo strumento giusto per scassinare il bagaglio dell'auto. Suggerimento, puoi provare ad aprire qualsiasi baule e ne hai solo due possibilità per riuscirci. Ok, vabbè, facciamo. Però lo dobbiamo comprare gli utensili. Ok, proviamo ad andare a scassinare il baule. Ci fa imparare a scassinare il baule dell'auto, eh. Ok, ci ha fatto prendere. Attrezza grimaldello. Forza una serratura. Premi A e D per ruotare il perno. Tieni premuto spazio per provare ad aprire il baule. Fai attenzione a non rompere il perno. Avrai due tentativi. Se fallisci, te ne vai. Non vado più a bocche. Proviamo, ragazzi. Ok. Forse ho capito. Mamma mia, ragazzi, abbiamo trovato 12 dollari, ma siamo arrivati uno scassatore professionisti, siamo. Vabbè, questo lo sto imparando giocando a Fallout, ragazzi. Fallout insegna quelli grimaldelli, le cose a scassinare i bauli. Grande, grande. Appendi il dipinto di Bo. Ah, abbiamo trovato anche un dipinto. Abbiamo appendi il dipinto, quindi lo appendiamo qua. Anzi, no, qua dietro, ah, bel di qua. Ah, vedi, a me dietro la cassa, capito? Compra due scaffali. Ok, ragazzi, adesso qua ci farà comprare come l'altra volta i scaffali e tutto quanto, quindi ci farà arredare, ma io questa cosa qua non lo posso togliere, ovviamente. Vabbè, raga, compriamo due scaffali, arrediamo un po' il negozio e poi apriamo finalmente la nostra stazione di servizio che abbiamo lì, puzza di tutto nuovo, pitturato, tutto fresco. Quindi, allora, funzionalità. Compriamo due scaffali. Livello 1, ah, vedete, questa cosa non c'era. Hanno un po' più arricchito. Allora ci sono gli scaffali, c'è cioè livello 2, livello 3, livello 4. Possiamo. Quindi voglio comprare questo del. Ah, bello, possiamo comprare due tipi. Io direi di comprare questo e questo, ragazzi. Dai, per il momento. Poi se ci ingrandiamo un po' di più, le mettiamo. Allora, posiziona due scaffali. Allora, scaffali. Allora, questo piccolo stand gastronomico. Allora, come si girava? Ah, QE, ok. Io direi di mette questo qua, perfetto. Ma l'abbiamo messo un po' a cazzo di cane, però. Clicca. Ok, perfetto. E poi andiamo a mettere quest'altro delle bevande. L'andiamo a mettere qua, ragazzi. Dai, mettiamolo un po' qua. Diamogli una girata, eh. Ok, mettiamo qua. Compra uno spazio per il parcheggio. Aggiungi tramite il PC. Ok, raga, compriamo il parcheggio. Quello che avevamo fatto. Ah, vedi, mo ci fa scegliere però. Ma dobbiamo ripulirlo. Non puoi fare acquisto prima di aver pulito la zona. Ok, dobbiamo andare a pulire il nostro Bob. Però, tanto
prima io ho visto una cosa, prodotti. Quindi vabbè, andiamo a pulire la nostra zona. Andiamo a pulire questa qua. Vediamo il Bob, il nostro Bob. Grande Bobcat, molto fedele. Tanto ce l'ha pulito là lo schifo che abbiamo trovato là prima. Andiamo. Sì, ma sembra corto di benzina, sta sto cazzo di coso. Vabbè, voglio, c'è una cosa triste però, pure vuoto. Cioè, raga, incredibile. Abbiamo i Bobcat senza benzina, ma è normale, no? Ok, perfetto. Meno male che ci abbiamo sta tanica. Meno male. Ok. Cioè, manco il pieno li abbiamo fatto, però vabbò. Sono dettagli, raga, sono dettagli. Allora, abbiamo pulito questo qua. Pieno. Basta più a fuoco sto Bobcat. Ok, buttiamolo qua. Ok, spegnilo, qua facciamo gli arrosticini, ci colgiamo là sopra. Allora, abbiamo liberato lo spazio, quindi facciamo il parcheggio dove possono i clienti fermarsi a comprare la rossa roba. Quindi andiamo qui, funzionalità parcheggio, e andiamo a selezionare questo qua. Perfetto, signori. Adesso rispondi alle chiamate dello zio. No, rispondi alla chiamata dello zio. Sì, ma sto zio però, cioè, io sto lavorando, sto mettendo a posto una cosa, ma io non lo so, cos'è questo? Beh, ma ci sta lo schifo qua, scusami. Ma io non lo so, sti ragazzi di oggi. Ma che cazzo hanno combinato? Sì, zio, un attimo. Pronto, zio. Chiamato lo zio, salve. Vedo che gli affari vanno bene. Ti chiedo di prenotare per te. Sì, grazie, zio, grazie. Grazie. I tuoi scaffali sono stati riforniti. Grande zio che ci rifornisce scaffali. Sì, arrivederci, zio. Servi i clienti alla cassa, mamma mia, lo zio che ci rifornisce la roba, mamma mia, zio. Zio, c'ha le mani in pasta dappertutto, fa vedere, ci ha rifornito? Grande zio, grande zio! Grande zio. Allora, ragazzi, scaffali lo zio ce l'ha riforniti. Possiamo aprire da quello sta a parlare, sì, c'ha ragione, zio, sì, c'ha ragione. Apriamo la nostra stazione. Questo resetta tutte le auto dei clienti? No. Allora, abbiamo aperto sto coso, no? Open! Ragazzi, siamo ufficialmente aperti al servizio. È stato aperto. Ma guardate quanto è bella tutta ristrutturata, raga. Tutta ristrutturata, ragazzi. Guarda quanto è bella. Quindi adesso dobbiamo servire i clienti. Sia di benzina, ma soprattutto qui al nostro bancone. Vabbò, ragazzi, io direi che per questo episodio c'è una bella salvatina. C'è sempre. Salvatina, ragazzi! Siamo tornati anche con Gas Station Simulator. Abbiamo fatto tanto in questo episodio. Abbiamo ristrutturato sia l'interno che fuori. Abbiamo pulito tutto. Abbiamo rifornito la roba. Abbiamo aperto la stazione di servizio. Nel prossimo episodio sicuramente faremo tanto. Quindi rimanete sintonizzati, ragazzi. Grazie di essere stati con me in questo video. Spero che vi siate divertiti a rinnovare il nostro zio che ci rifornisce la roba. Mamma mia, lo zio, ragazzi. Torniamo con tutte le serie. Quindi non preoccupatevi. Ragazzi, un mega bacio. Grazie di essere stati con me. Spolliciate in su, condividete questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi mai nulla, ragazzi. E sotto in descrizione tutti i link sono gratuiti, quindi fate clic e clic e clic se volete passarci. Noi ci becchiamo nei prossimi video live qui sul mio canale YouTube o sul tubo Viola che troverete sempre sotto in descrizione. Ragazzi, detto questo, grazie per essere stati con me, ci vediamo alla prossima. Na, 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 na.